diversi magazine maschili hanno stilato la propria chart riguardo alle donne più sexy dell'anno appena passato. Noi abbiamo raccolto tutte le loro proposte e stilato la classifica definitiva. Partiamo dalla posizione numero 10, dove troviamo quella che è stata la donna più hot del 2005. Sì, nel tempo è scesa di posizione, ma Angelina Jolie, anche vicina ai 40, resta sempre in classifica. Lei è una sorta di dea selvaggia, indomabile e terribilmente carismatica. Oltre a essere sexy, Angelina è madre di 6 figli, nella lista delle 100 donne più potenti al mondo secondo Forbes, e inoltre l'attrice più pagata di Hollywood. Cosa la rende irresistibile? Il suo sguardo ipnotico e i suoi tatuaggi, più di 20, di cui abbiamo già parlato in un'altra chart. Al 9 troviamo invece la sensuale Scarlett Johansson, attrice dalle origini danesi che ha conquistato Hollywood con la sua interpretazione in Lost in Translation e in La ragazza con l'orecchino di perla, a cui è realmente somigliante. Spicca infatti per la sua versatilità, passa da ruoli di donna docile e sensibile a quella di femme fatale in un batter d'occhio, vedi La vedova nera di Avengers. Scarlett piace per le sue forme morbide e generose, per le sue labbra e perché ama la musica di Tom Waits, come darle torto. Alla 8 ancora un'attrice che si prende una gran bella rivincita contro la sua storica nemica. Jennifer Aniston batte Angelina Jolie. Sì, perché lei ha voltato pagina e ha trovato la sua carta vincente. L'autoironia è una fantastica vena comica, non ci credete? Allora guardatela mentre interpreta una spogliarellista in Come ti spaccio la famiglia, o ancora meglio nello spot per la Smart Water, ormai fenomeno YouTube. Il titolo è Jennifer Aniston Sex Tape. Il copy è un genio. E dalla star della serie TV Friends passiamo a quella di Mad Men. Al 7° posto infatti c'è l'attrice che interpreta Joan Holloway, l'ex office manager dell'agenzia, e ora? Vabbè, non spoileriamo. La Hendrix è davvero una bellezza d'altri tempi, prosperosa, generosa, non saprei in che altro modo dirlo, tanto che fa strano vederla in abiti non di scena. Ecco, lei è forse la femme fatale per eccellenza. E se la Hendrix è la donna di una volta, al 6° posto troviamo la ragazza del momento, l'idolo delle teen, ora in piena fase rivoluzionaria, Miley Cyrus. Gettati via i panni della brava ragazza, non smette di stupire, provocare e buttare in camera il suo fisico scolpito, più o meno vestito. Evidentemente la cosa risulta stuzzicante e ripaga, tanto che è stata in lizza per la copertina del Time, come personalità dell'anno. A metà della classifica troviamo un'altra grande pop star, Katy Perry. Il suo singolo Roar è una chiara dichiarazione di intenti. Lei è una donna da non sottovalutare, carina e dolce nell'aspetto, ma con lo spirito di una tigre. La rivista Men's Health la posiziona addirittura al numero 1. Comunque Katy piace per il suo stile da pin-up, giocoso, ironico, colorato e sexy. Lei, 29enne, su Twitter ha un numero di follower pari a 4 volte la popolazione di New York e li chiama Katy Cats. Nella sua carriera ha già ottenuto 9 nomination ai Grammy. Al 4° posto troviamo l'artista dell'ultimo decennio, la cantante che ha già collezionato 17 Grammy Awards, di cui 14 da solista. È la super Beyoncé, ovviamente. Anche lei, procace e sensuale, incanta con le forme e la sua straordinaria estensione vocale. La vita da moglie e da mamma non ha certo influito sul suo fisico, come ha ben dimostrato nella sua esibizione da pelle d'oca lo scorso 3 febbraio in occasione del Super Bowl. Per GQ lei non solo è la donna più sexy dell'anno, ma addirittura del secolo. Quatta quatta arriva una giovane attrice che sembrerebbe sparire al confronto delle ostentate bombe sexy prima citate. E invece Jennifer Lawrence, con il suo fascino discreto, arriva al podio ed è presente in ogni classifica hot. È obiettivamente l'attrice del momento, l'eroina di Hunger Games e l'appena vincitrice di un Golden Globe per la sua performance in American Hustle. Discreta, seducente, affascinante e sexy proprio perché non ostenta. Secondo me però stava meglio Mora. Secondo voi? E al 2° posto troviamo di nuovo una cantante, la voce e soprattutto il corpo delle Barbados, Rihanna. Lei è la diva che vuole essere apprezzata per la sua sensualità, che vuole infrangere tabù sessuali, come dimostrano diversi suoi testi. E pensare che una volta lei era solo la ragazzina con il viso d'angelo. Ora invece è una delle celebrità più influenti, e non solo in ambito musicale. E alla sua fanbase, una delle più numerose, ha affibbiato un bel nome. The Navy, la flotta. Se Katy è una tigre, Rihanna è una pantera nera. Ma chi troviamo al primo posto? Non solo la ragazza più sexy al mondo, ma proprio la donna ideale, Mila Kunis. Primo perché è naturalmente bella, date anche le sue origini ucraine.
Secondo, perché è cinematograficamente dimostrato che lei creda nelle amicizie di letto. Terzo, perché non c'è magazine maschile che non la metta sul podio delle classifiche delle donne più sexy. Quarto, perché ha in sé quell'eccitante guizzo di follia come nel Cigno Nero. Ma motivo principale, perché ama giocare a World of Warcraft. Insomma, la perfetta fidanzata, amante e amica nerd insieme. Solo una domanda, Mila. Ma com'è possibile che tu sia stata fidanzata 9 anni con Macaulay Culkin?